Era Olin Ciocchi, se la racconta per il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Gianni, io Olin, per consolidare il quinto posto in classifica e magari, chissà, cercare di prendere il quarto, perché i Galacticos sono in caduta libera. E invece i Ciocchi, per cercare di muovere una classifica deficitaria, sono due le vittorie in 10 partite con 8 sconfitte per la squadra di Antonio Gaggeggi, che oggi si presenta in campo con l'articolo 11 Adriano Gaggeggi, più modi che dica, quindi un potenziale offensivo veramente invidiabile per la squadra con la maglia blu. Una partita che... e praticamente nella quale subito i giochi si attaccano e mettono alle sette Yonin con il ritardo di una mina Tirrito che condiziona la partita, perché non c'è per niente centrale nei Yonin, dato che Burgio inizia pure dalla panchina. Allora c'è una clamorosa occasione per Caggetti, che è servito da Monica a battere la Fiora, altra occasione per Caggetti che è ancora servito da Monica, mette al lato, grande supremazia territoriale per i Chokis, ma Petralia servito da Piccone calcia e trova la risposta di Fabio Teresi. Ci sono qualche, c'è qualche tentativo da fuori da parte degli Olin, ma poca cosa, e infatti sono i Chokis ad andare in vantaggio con un super gol di Modica di tacco su fallo laterale di Chiara, grande tacco di Alessandro Modica che porta in vantaggio i Chokis. Passa un minuto e Modica ancora stavolta su servizio di Adriano Caggeggi, grande aggancio, grande estro incrociare, batte la Fiora 2-0 per i Chokis, che furono la squadra che estromise gli Olin dagli scorsi playoff, e sembra ripetersi la storia in questo caldo pomeriggio, ma gli Olin non ci stanno. Allora ci prova Lannino con una puntata che finisce al lato, ma c'è un buon numero di Adriano Caggeggi, più in palla dei suoi in questo inizio, sinistro respinto dalla Fiora, ci prova anche Attanasio ma respinge Fabio Teresi con l'ausilio della traversa. Insomma, gli Olin hanno bisogno di lui che possa riaprire la partita, e lo trovano con il loro Pippo Inzaghi, Sergio Petralia, grande girata 1-2, gli Olin sono ancora vivi. Olini che però rischiano con la pressione dei Chokis, un dichiara veramente eccellente quando ha palla nei piedi meno, quando invece deve difendere, calcia da fuori e mette al lato. Poi la Fiore è bravissima a legare il gol a Modica con una buona girata, ancora Modica dichiara, sono on fire, scambiano, grande giocata a destra però sporcato da Piccone, palla che finisce sulla traversa. Insomma, è una partita bellissima, grande ritmo con le squadre lunghe in campo che favoriscono lo spettacolo. Dichiara alza per Adriano Caggeggi, che però calcia addosso alla Fiora. Sul finale di tempo c'è un bolide di Luca Burgio che c'entra in pieno la traversa. Insomma, è tutto ancora deve succedere nel secondo tempo. Secondo tempo che si apre con un palo clamoroso di Tirrito e poi il tapin di Taddeffio che viene salvato sulla linea da uno straordinario, in questo caso Fabio Teresi. Insomma, io linea però stanno premendo il gol nell'aria, ci prova Attanasio, respinta non perfetta di Teresi e si avventa lo squalo Petralia che fa 2-2 e rimette in piedi questo match, match che però viene nuovamente spostato l'equilibrio perché i Chokis non ci stanno, e dichiara con una percussione, non si è ancora capito se è sinistro o destro, va sul destro, disegna come Pirilli, incrocia e segna il suo 17° gol in campionato per un giocatore meraviglioso che porta nuovamente in vantaggio i Chokis. Poi Caggeggi serve un cioccolatino per Modica, ma Modica si fanno delle zone dalla Fiora, i Chokis però sembrano chiudere la partita al 5° minuto quando c'è un angolo forte teso di Dichiara sul quale Modica tocca, c'è forza la direzione di Attanasio, ma il gol è assegnato a Modica che sotto porta, fa la sua ripetta e porta sul 4-2 i Chokis. Chokis che, come spesso accade, spariscono dal campo da questo momento in poi. Ci sono addirittura 4 gol in 4 minuti per gli Olin che vanno sulle 3-4 su con Lannino che sfrutta il servizio di Burgio, poi Piccone serve Burgio che colpisce un palo clamoroso, ancora Lannino fa 4-4 con una botta da fuori che Fabio Teresi non trattiene con una papera clamorosa, e poi c'è addirittura il 5-4 con Attanasio che ruba palla a Dichiara che cincischia e pretende troppo, e Attanasio sigla il gol del 5-4, il talismano degli Olin. Passa un altro minuto, forse anche meno, e Piccone spaccata segna un gran gol sul servizio di Burgio, gli Olin volano sulle ali dell'entusiasmo e arrivano anche al 7-4, intelligente punizione di Petralia che serve Piccone, Piccone dimenticato dalle palle clamorose della difesa di Chokis ed è gol del 7-4, ancora Petralia ci prova ma respinge Teresi, poi ci proveremo anche di Modica e Dichiara ma è troppo tardi, e arriva addirittura l'8-4 di Olin con Tirrito che lancia bene Petralia non può fare altro che sigare il gol dell'8-4, ancora Petralia sigla il 9-4 con
con una grande volée e poi Piccone becca la traversa, la quinta degli Olin in partita e addirittura la semifinale, arriva l'autogol di Antonio Caggeggi su tiro cross di Landino che era diretto a Burgio. Gli Olin trionfano, conquistano 3,5 punti, si avvicinano al quarto posto per i Chokis, un campionato da dimenticare, è una partita buttata sul 4-2 alla praticamente quasi in metà del secondo tempo. Grazie Peppe per il tuo contributo, ci vediamo alla prossima.